Rieccoci al nostro magico e bellissimo Resident Evil 4 nella merda, però parecchio. Questa scema è saltata fuori dall'armadio. E adesso che facciamo? Possiamo solo pregare. Finisce il capice, in realtà, essendo che avevo già ucciso prima i nemici del villaggio. È stato breve il video, ma potevo risparmiarmela con la parte lunga in modo tale che l'avessi aggiunta qui. Sì, può darsi. I due percorsi. Da poco tempo fa Lord Sutter mi ha riferito che i nostri uomini hanno abbattuto un elicottero militare statunitense. Per ora non dovrebbero arrivare altri rinforzi. Come poco tempo fa. Cioè, la notizia è arrivata da poco. E già questi scrivono: poco tempo fa Lord Sutter mi ha riferito ai nostri. Ma vaffanculo. Fino a quando gli Stati Uniti non avranno scoperto il traditore, potranno organizzare solo operazioni limitate. Dobbiamo sfruttare il tempo a nostra disposizione per catturare la ragazza. I due americani possono entrare nel nostro territorio utilizzando solamente due vie. Ed è lì che dobbiamo fermarli, utilizzando meglio le nostre unità. Concentreremo tutte le forze in una delle due vie per evitare che ci sfuggano. A presidiare l'altra via ci penserà il gigante. Qualunque strada sceglieranno, la gente e la ragazza non usciranno vivi da qui. Sì, contaci. Contaci. Wait. Non vorrei che poi avevo dimenticato un file da leggere qua al villaggio. Se non sbaglio ce n'è ancora uno da trovare. Quando l'ho rigiocato su PS3 la prima volta, difficoltà normale mi sembra. Sì, perché facile non la gioco più. Che a difficoltà facile ci sono delle aree che non puoi esplorare. Che è troppo semplice. E quindi ho dimenticato un file da leggere. Quello sinistro, fammi aprire quello sinistro. E poi faccio quello a destra. Così poi torno indietro. Ok. Non so perché, ma sta ragazza la devo curare. Con cosa? Che Welcome. si prenuncia un game over. What are you buying? Si prenuncia Is un that game all, over. stranger? Thank you. Si prenuncia un game over qui. What are you buying? Tra non molto, però. Ottica, no, What non are mi you serve. selling? Vediamone una. Thank you. What are you buying? Thank you. Come back anytime. Follow me. Namo. Ok. Ah! Merda. No, ho sbagliato strada. Voglio andare da quello più difficile e poi andare di qua. Voglio andare dalla parte più difficile e poi andare di là. Vabbè, la primissima volta sì, l'avevo fatta qua a sinistra. Stavolta la voglio fare di lì. Per non aver guardato la mappa. E vi farò vedere anche un'altra cosa. Mi porterà presso una chiave che poi non mi servirà. Un attimo. Così poi ho la strada aperta. Sì, va bene. È grande. Grande questo liscio.
Ok. 5 colpi per uno, ma vaffanculo. Uff, ecco qua. Per questo dicevo io. Volevo andare di qua prima. Madonna. Madonna. Due lisci ho fatto con quella stronza. Oh merda. Se becca Ashley è morta. Perché improvvisamente mi sento scarso davanti a lui? Di nuovo. Di nuovo. Di nuovo. La vecchia chiave. Cazzarola. No. Di nuovo, ma chiappa! Adesso che faccio? Ashley, non stare con lui! È grande. Perché mi sento scarso all'improvviso? Perché mi sento scarso all'improvviso con questo? Cazzarola. No! Follow me. Eccola là. Game over. Oh, no. Che strozzo. Lo sapevo io. L'avevo preannunciato il game over. Oh, è la prima volta che ci riesco. Forza con sta testa di cazzo che hai. Oh merda, meglio a me che a lei. Eccolo lì. Mio Dio. Cazzo! Merda. Non c'è niente da prendere.
Cumberland. Porca miseria, troia! Cazzarola. Eccolo là. Oh Gesù, sono nella cacca. Oh, dimmi che ci muori adesso. Dimmi che ci muori adesso, eh. Ok. Oh, ora sì che ci sei morto. Due game over. O tre. Due. Perché tanto è morta lei, mica sono morto io. Oh. Potevamo scappare e risolvere il tutto. Ma no, siamo coraggiosi. Affrontiamo tutto alla massima difficoltà. Mio Dio. La gemma viola. Per forza. Ok. L'erba verde. Io ora torno dal mercante. Devo andare a spendere 10.000 punti. 10.000 pesetas, per la precisione. Dovevamo solamente scappare. Ma io ho voluto affrontarlo, lo stronzo. Vabbè, la uso tanto. Che me ne frega. La uso, ma non... Aspetta un attimo. Follow me. La uso, ma... La volevo usare. Cioè, non la volevo usare. La volevo usarla dall'altra parte. E noi siamo qua arrivati. Hai visto? E lì c'è il mercante. Dove vai? Vai, c'è il mercante. Quindi per lustriamo l'area. Wait. Quando vai vai, perlustriamo l'aria. Aria sicura. Ecco qui l'ultimo. Ultima difesa del villaggio. Ho sottovalutato il video dell'agente americano e ancora vivo. Volevamo aspettare che loro si schiudesse e non si organizzi una di questo posto fra in tempo a distruggere l'intero villaggio. Dobbiamo occuparci di questo problema. Hanno cambiato le priorità, per il momento mettiamo da parte la ricerca di lui se tenderemo un'imboscata ai due americani. C'è un capanno utilizzato come luogo di tortura per i traditori poco oltre il punto di uscita della funivia. È il posto perfetto per tenere l'imboscata, se il piano dovesse fallire dovranno comunque vedersela con me. Prima di oltrepassare l'ultimo cancello per uscire dal villaggio. Il cancello infatti si apre solo davanti al mio sguardo. Questa è la... È il capo del villaggio, Vitor S. Mendez. Vedete come siamo ridotti, mamma. Devo andare di là. A parte che devo tornare da qua. Perché voglio fare tutte e due le vie e prendere tutti i tesori. Bisogna fare un gameplay come si... Come è giusto che si fa. Welcome. Dammi qualcosa tu. What are you buying? Ok. Thank you. What are you buying? E niente, no. What are you selling? Come. Allora. La gemma che va qua.
Ci sono altri due tesori da prendere. Infatti, ricordavo bene, due tesori da prendere. Una dall'altra parte dove che appunto non sono ancora andato e poi l'altra lì. Ma vi faccio vedere che lì è chiuso. Devo passare per forza dall'altra parte. Qui non si apre, c'è uno scanner della retina. Sensazione di riuscita, questa luce sembrerebbe quasi uno scanner della retina. Sente che non voglio stare con precario di salute, ecco. Utilizziamo lo spray. Questo non si apre. Deve essere sbarrata dall'altro lato. Infatti è sbarrata dall'altro lato. Quella è la funivia, devo utilizzare quella, ma non è il momento. Andiamo di qua. Torniamo indietro. Apriamo l'altra parte. Oh mamma mia. Cioè. È la prima volta in 18 anni che becco il gigante con quel masso lì. Non l'avevo mai, mai, mai preso. Nemmeno sulla PS2 e nemmeno su PC. Io la mia fissazione è di distruggere questi focolai. Ok. C'è più niente? C'è luce lì sopra. Che buffonata. Quella che sto facendo. E il mercante è sempre lì. Quindi, vabbè, non si va a pensare che siano tanti. Andiamo, dai. E adesso? Il grosso l'abbiamo fatto, il più difficile. Adesso andiamo di qua. Che è leggermente più semplice. Tu nasconditi. Ok. Qui una volta, mi ricordo, quando ero piccinito. Che ci andava matto perché vedevo che c'era un accesso che non riuscivo a trovare. E se non ricordo male, la primissima volta poi andai avanti, rosicando, mi sembra, e poi ci riuscì. Che non guardai bene. Andiamo. Ashley, tu rimani lì dentro, così non rompi la palla. Non si accorge di niente. Ecco qui, appunto, qui. Fammi ricaricare le munizioni. C'è le armi di ogni munizione. Ma com'è che non mi vede? Ah, ora m'ha visto. Vedete qua? C'è ancora qualcosa.
finito? Non ancora. Devo andare lì da dove sto guardando in alto. Cioè, non è che devo andare proprio lì su, però. Questo è distrutto, questo è distrutto. Ancora. Oh, grande. Sì, ho una gomitata. Tu che fai liscio? Perché un gioco deve andare così? L'erba verde. Ah, vero, mi mancava questo. Ah, e non è tempo dei tesori. Ok. Devo scendere di qua e risalire. Liscio. Vedete che qua c'è un passaggio. Devo andare di qua. Tanto prendiamo le munizioni dalla doppietta. Poi apriamo quella scatola che dovrebbe esserci. Ah, stavo dicendo. Dovrebbero esserci le pesetas. Ok. Devo finire di qua. Per andare di qua bisogna andare da una parte sola. Cioè di qua. Adesso sto fermo e guarda che succede. Eccolo là. Appunto. Cazzo. Oh, quella con la motosega è arrivata dall'altra parte. No! Adesso vediamo come cosa succede. No, di nuovo col fuoco. No, non ce l'ho mai morto col fuoco. Ma porca puttana troia! Eppure la decodifica che va in sovraccarico. Cioè, non è possibile però. Grande liscio. Dove siete? Dove siete, stronzo? Dove siete? Grande, ok. Andiamo. No. Vieni, 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 vieni. È caduto. Dai. Ok. Una la chiave e una il tesoro. Appunto. Uff. Game over che faccio. Dovrei giocarlo anche più spesso. Dovrei giocare questo gioco per tornare a essere un professionista. Ma anche no. Basta. Ho 18 anni che lo gioco. Ashley, tu rimani ancora lì dentro per qualche minutino. E non ci vuole altro. Era questa la porta che non riuscivo a vedere quando ero piccolino. Che mi portava all'altro tesoro.
1000 pesetas, ottimo. Scendi giù. Troppo qua questi videogiochi di Resident Evil. Dal primissimo, anche compresi gli spin-off. Quindi Revelation, Codice Veronica, e anche Umbrella Chronicles. Quando ti vede un nemico non ti puoi nascondere per niente. Non è che è come, che ne so, The Evil Within, The Last of Us, che... No, aspetta, The Last of Us io l'ho giocato, e se un nemico ti vede, ti vede. Già, sa già dove sei. Non ci sono quei nemici che fai perdere le tue tracce e poi se ne va. No, già sanno che sei lì e sanno dove stai andando. Ok. Merda. Cosa ho per curarmi? Solo per curarmi? Ho solo lo spray. Tutti morti? Tu ancora vivo? No, morto, 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 morto. Non voglio usare ancora il pomp. Mamma mia, ho evitato la morte perché mi ha dato mi ha dato modo di premere il quadrato per il calcio in faccia. Oh merda. Ok. Uff. Ancora. Non ho più munizioni della mitraglietta. Che spreco, eh. Che spreco di munizioni. Veramente. Sto facendo l'imbecille. Ok. C'è più niente. Il tesoro l'ho preso? No, non l'ho preso. Quindi devo scendere giù. Di nuovo. Pensavo che non l'ho preso. Comunque sì, è qua giù. Niente di particolarmente complesso. Aspetta. Non è qui. Ah, sì, ok. Non era questa la porta. Non era questo il punto che io non riuscivo a trovare da bambino. Non era quello. Non era quello. Era... Dove cavolo è? Era lì dentro, sì. Era lì dentro. Ma qua. Ecco qua. Era qui che dovevo andare. Oh, c'è la gemma. Oppure... Occhio di gatto. La gemma, appunto. La maschera di cavità è completa. L'ultimo tesoro da prendere è l'occhio di gatto, che va al boccale. E adesso si va avanti. Non chiamare quella scema. Dobbiamo aspettare a lei adesso. Nel frattempo
Niente, è tutto al buio. Ah, mi ero dimenticato questo. Ah, mio Dio, ma davvero. Non ci posso credere. Devo tornare indietro ad aiutare sta deficiente. Ragazzo, sei di qua? Ma buttati. La figlia del presidente. Va a cagare, va. Sono contento che poi tuo padre... Non do spoiler. Aspetta. Il padre è il presidente Graham. Mi sembra che poi più avanti su Resident Evil 6. No, non mi sembra che sia il padre. Quello su Resident Evil 6. Devo andare dal mercante. Porca miseria, devo curarmi. Anzi, devo curare lei pure. Devo curare lei perché poi alla funivia lì ci romperanno il cazzo. Cos'è lo spray medico per lei? Non ci posso credere. Mamma mia. Got a selection. What are you buying? Ci posso credere. Thank you. What are you buying? Come back anytime. Mio Dio. Andiamo, va. Sì. Quei deficienti lì sopra. Poi ci romperanno il cazzo. Per il momento non c'è nessuno sul fondo. Adesso ci sono i nemici. Per non rischiare io ho dovuto far curare Ash. Ma che cazzo fai? Tu fai il tifo per me dietro. Ah! E io dopo 18 anni me ne accorgo che lei fa il tifo così. Tutti giù. Yes, yes, yes. Forza. Che culo. Mamma mia. Non c'è bisogno che premo niente, tanto scendono da soli. Ok. Poi c'era qualcosa, l'erba mi sembra. Sto cazzo c'è. Ok. Sembra prendere il controllo, meglio non giocarci. Ho bisogno di tornare indietro. Vado di qua. Ok, Ashley, tu rimani qua perché io devo andare a fare una cosa. Wait. Devo andare di qua per forza.
Forza di qua devo andare. Ok. Ah, se l'avessi beccato subito quello stronzo, mi sarei risparmiato la ferita. Ok. Il sangue è ancora fresco. Che rito l'avranno? Avrammo. Avrammo. Ma hai fatto qui? Coloro che hanno dovuto scrivere i sottotitoli e tradurre. Avrammo. La M di Milano e la N di Napoli sono attaccate nella tastiera QWERTY. Ecco l'occhio di gatto giallo. E abbiamo finito pure il boccale. Io ho preso tutto. Abbiamo tutti i tesori. Qualcuno l'ho venduto, però. Però va, li ho presi tutti. Ora andiamo dal mercantile. Dal mercantile. Dal negoziante. Ok. Non è che ti trovi qualche spray così da regalare. Ok. Welcome. What are you buying? Mi qua. Thank you. What are you selling? Dunque. Vendiamo tutto, dai. Is that all? Ah. What are you buying? Posso ottimizzare tutto quello che voglio al momento. Stranger, stranger. Now that's a weapon. Non ci entra, quindi è inutile. Devo andare a combattere. È la maniera classica. Però è vero quello che si diceva su Resident Evil 4 con la. Con la possibilità di comprare il lanciarazzi, uno prendeva 30.000 punti e si prendeva il lanciarazzi e li risparmiava, e uno prendeva il lanciarazzi spendendo solamente 30.000 pesetas, affrontando il nemico più grosso, diciamo, il boss di turno, ma lo uccideva con un colpo solo, cioè era troppo semplice poi. Sì. Devo fare così adesso. Ricarichiamo al massimo le nostre armi. E adesso assistiamo a un video. Volevo andare di qua per vedere cosa ci fosse. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. 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 Oh mio Dio. Eccolo lì. Wow, wow. Attenzione. Siamo allo scontro finale. Finale no. Liscio. Benzina.
Hasta luego. Sembra così facile. Così che è difficile da uccidere. Se ti becca sei morto. Cioè non ti ammazza all'istante, però chiaramente. Ricordiamo che non si può fare. No! Liscio. Oh, voglio prendere le munizioni, dammele! Voglio salire, voglio salire. Fammi salire. Vedi qua. Adesso mi servivano le incendiare. Cazzarola. Prendi, prendi quello che c'è. L'erba gialla e l'erba verde. Wow. Ecco l'incendiaria. Ed è quello che mi serve. Forza! Ok. Non me ne ero mica accorto. Che vuoi fare? Avvicinati. Spinello. Non è ancora finita. Cazzo, io devo tirare ancora. Eccolo lì. Mio Dio. Mio Dio. Non vuoi cadere proprio, eh? Ma che cazzo fai? Mi ricarichi invece di schivare. Per fortuna è andata bene. Sì, sembrerebbe finito, ma non è così. Cazzarola. Mio Dio. Cazzarola. Con le travi. Così. Preso. No, liscio. Che mira di merda. Cazzo. Uff. Con un colpo solo, guarda che mi ha fatto. Di nuovo morto. Di nuovo mortale mi ha reso. Che schifo. Un altro spray.
cazzo! Cazzaro! Muori, stronzo! Dove sei? Sei morto? No. Non sei morto. Che liscio! Sei morto adesso. Ok. Due spray. E la combo di erbe. Ottimo. Devi prendere per forza l'occhio. Sennò col cazzo che... si apriva lì. L'occhio attivo. Più 30.000 pesetas. Così va bene. Andiamo. Non abbiamo più niente da prendere. Sì, tutto a posto. Grazie per l'aiuto. Beh, non si può aprire. Adesso possiamo andare avanti tranquillamente. Mio Dio. Via, 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 via. Andiamo a prendere gli spray e andiamo. Usciamo da sto cazzo di villaggio. Got a selection of what are you buying? 159.000 punti. Thank you. Come back anytime. Lascio una pallottola senza. Cioè sparo, ma poi non ricarico. Perché tanto al prossimo capitolo mi darà sicuramente l'aggiornamento alla capienza. E anche se lo lascio a zero e poi aggiorno il caricatore, la capienza al caricatore, automaticamente ho le pallotto. In modo per risparmiare. Andiamo. Let's go. Usciamo da sto cazzo di villaggio, porca puttana. Che già si fa un brutto tempo. Ok, guardate. Un codice inciso all'interno dell'irida apre il cancello di uscita del villaggio. Ok. Questo è il punto di evacuazione, ma questo è un castello. Infatti a noi qua ci dice che è il punto di evacuazione. Quindi... ah. Vado a scendere quegli stronzi. Ah ah. Quello ancora non si è accorto di niente. Ok. Ok. Mo arriva qualcuno che ci vuole uccidere. Appunto. Aiuto! Preso. Trump. Ora vi faccio vedere una cosa. Wait. Facendo così non succede niente. Qua non si può tornare indietro. Tornare indietro è troppo pericoloso.
vedere che non succede niente. Hai preso 5500. Andiamo. Ora mi giro la telecamera e vedete tutti i nemici apparire dall'altro lato. Uno, due, tre. Appunto. Ok. C'è niente. C'è la pompa. Ok. Ok. 1100 pure tu? 800. Ok. Tu puoi rimanere qua, perché tanto. Le fiaccolate forse le posso beccare, ma non ho intenzione di provarci, perché tanto non ci riuscirei. Bene, dai. Vi do lo spoiler. Finisce qui il capitolo. On the other side of the bridge. Affrontali tutti? Certo, come no. Ben contro! You take that one. Okay. Ready? Sì, va bene. Cioè, guarda. Loro 3 ore ad arrivare. Questi alzano. E loro dall'altra parte non ci sono. Come on. Yeah. Che bella idea, infiltrarsi nel castello. Va bene, ragazzi, è stato bello. Ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti.